Rex Pater Europa. Così recitava un poeta anonimo a Paderborn, nell'odierna Germania, nell'Annus Domini 799, riferendosi a Carlo Magno. In una biografia dei primi anni 2000, Alessandro Berbero cerca di spiegarci perché possiamo effettivamente parlare del re Franco come uno dei padri dell'Europa. Vero, siamo parecchio indietro, ma non deve sembrarci assurdo se tra gli studiosi francesi e tedeschi del XIX secolo si fosse sviluppata una vera e propria guerra ideologica per appropriarsi del mito in chiave nazionale. Possiamo parlare di Karl der Grosse o Charlemagne? Beh, entrambi sono validi quanto errati. Nell'Europa dell'VIII e del IX secolo non esistevano né tedeschi né francesi. Proprio perché queste identità inizieranno a prendere un'embrionale forma solo dopo la dissoluzione del vasto impero di Carlo e l'Europa dei Franchi, dei Longobardi, dei Sassoni, dei Turingi, dei Bavari. I Romani erano gli abitanti della città eterna. E lo stesso Carlo si guardava molto bene dallo sposare le usanze degli imperatori di età latina. Era franco ed era fiero di esserlo, discendente della prima popolazione europea ad essersi convertita al cristianesimo del Papa, ovvero il cattolicesimo. Quello che Carlo costruisce è un impero cristiano e quindi necessariamente romano. Roma è la sede scelta da Dio per i cattolici. Ma ciò che cambia rispetto alla Roma degli Augusti e dei Cesari è proprio il suo baricentro economico. Mentre l'impero di Traiano guarda principalmente al Mare Nostrum, l'impero dei Franchi è orientato principalmente verso gli interessi dell'Europa continentale, divenuta nel corso dell'Alto Medioevo un fiorente centro di scambi commerciali. Ma esiste una continuità tra l'impero romano e il futuro Sacro Romano Impero? Beh, secondo le ipotesi analizzate da Barbero, a prevalere sarebbe la via della mediazione, tra il prima e il dopo, ovvero ammettere l'esistenza di un'età tardo-antica tra III e IV secolo d.C., con l'avvento del cristianesimo e il sempre maggiore processo di rimescolanza etnica dell'impero di Diocleziano e di Costantino. Infine, anche se Carlo Magno si fa incoronare a Roma e si proclama il tutore della cristianità, è proprio grazie al suo processo di unificazione dei territori nord-europei, tramite svariate e violente guerre di conquista, che possiamo dichiarare che il nostro moderno continente dalla matrice latino-germanica, con il suo baricentro tra Bruxelles, Strasburgo e la Valle del Reno, possa essere effettivamente nato, seppur in maniera del tutto embrionale, all'alba del IX secolo d.C. Alla prossima!